Questo mi piace. Todiria di duri aure uvia. Sì, forse va bene. Ancora in pigiama? Silenzio! Se i fiori crescono uguali sia nei giardini dei poveri che in quelli dei ricchi, Dio c'è. Com'è? Bellissima, ma sapete come sono? No. Dio c'è. Tararari ararari arare. Che ore sono? Sono le 7:15. Le 7:15? Ma non se vuole proprio che siete tanto distratto. Sfido io che vi siete svegliati in ritardo. Guardate un po'. Avete messo la sveglia nella gabbia del canarino. Mi dà fastidio il tic-tac. È il canarino? L'ho bevuto ieri sera. Come sarebbe? Ma no, l'ha promesso dove tengo la sveglia. Prova a guardare nel cassetto del comodino. Nel cassetto del comodino? Ma pura bestia, Agostino. Amore mio tanto caro. Non aver paura, vieni fuori, amore, vieni. Su, svelto. Ve l'ho detto che è tanto tardi. Volete saltare la messa? Ma come la salto? La dico io. Tutte le mattine ne studia una per perdere tempo, sa? Don Celeste! Sì? Avete sbagliato a bottonate. Grazie. Don Celeste! Sì? Non vi siete fatto la barba! Nemmeno Gesù se la faceva! Ernesto, ci sei? Eh sì, quando mi sente. Ah, bravo Ernesto, stai preparando. Che vino è? Come? Che vino è? Ah, buono il vino! Sì, lo so, dico, ma che vino hai messo? Bene, dalle vigne di mio nipote, che c'è il vino tosto e bello. Alza 18 gradi! Ma cosa... ma dico, siamo matti? Ma lo sai che non reggo gli alcolici? Ma io sì! Miei cari pochi amici, noi sacerdoti non ci serviamo di mezzi sleali per adescare i clienti. Mentre dall'altra parte della barricata, la concorrenza, si organizza. Ogni giorno si aprono cinema a luce rossa, locali notturni, discoteche piene di chiasso e di vizio. Quelli che un tempo si chiamavano luoghi di perdizione, oggigiorno fanno soltanto ridere e anche un po' di vergogna, a parte il mal di fegato, si intende, perché si beve male e i conti certe mazzate, ma chissà perché questi locali si moltiplicano. Pare che la gente provi gusto nel farsi fregare e di perdere il senso del rispetto umano, perché non c'è più decenza e rispetto quando uomini e donne, al buio, conoscendosi appena, si prendono certe confidenze eccessive, si toccano, si strofinano, il tutto reso ancora più malsano da spogliarelli e altre porcherie, come accade in un locale di cui mi hanno parlato, aperto proprio in questi giorni. In dove? A Castel d'Abruzzo! Se chiamo Las Vegas, oltre alle ballerine c'è anche un ristorante. Scampi, mazzangolle, scorfani. Oh, prezzi modici, eh? Oh, ma che siamo matti? Si era dato Gesù Cristo. Allora, Don Gelè. Sì? Me lo cede il cinema parrocchiale? Per farlo diventare a luce rossa, vada subito fuori dalla mia chiesa. Ma Don Gelè, ma io sono pronto a pagarla bene. Ma perché bene, mi ha preso? Io sono un prete, mica un affarista. Se ne vada dalla porta di servizio. Ma perché? Che si tolga quell'orecchino da selvaggio. Ma un orecchino vecchio di famiglia. Ma prego, vada, ma me lo dia, ho detto di andare. Cinema parrocchiale che diventa luce rossa. Cose da pazzi. Don Geleste? Ancora lei? Fuori? Ma me lo cedo sto cinema, non vedo che ci sta mai nessuno, è sempre vuoto, non c'è manco un cristiano. Ma sarebbe vuoto anche se proiettassero le sue porcate. Ma non lo capisce che il sesso, se non c'è amore, è noiosissimo.
Vada via, Saoki Pinti, non si faccia più vedere. E cerchi di stare al largo dalla mia chiesa. E perché? Non sono religioso anch'io? Io voto DC, Democrazia Cristiana. Appunto, io no. Don Gelè! Sì? Don Gelè, su sopra c'è il son Ricciotti. Dice che gli deve parlare d'urgenza. Chi è, salumiere? Eh? Sì, quello. Buongiorno, Don Geleste. Buongiorno, Dario. Allora, cosa c'è? Mi devo confessare. Ma non ti potevi confessare prima, come hanno fatto tutti gli altri? Ma la mia è una confessione segreta. Tutte le confessioni sono segrete. La mia è diversa, segretissima. Ah, sì? Sì. Vabbè, facciamoci questa confessione. Vieni. Posso? Certo. Con grazie. Ginocchiati lì. Non è che sto vegliando il sagrestano, che quello c'ha una linguaccia. Ma sei sordo come una campana. Sarà sordo, ma parlare parla, eh. Lei ce la presenta le vipere abruzzesi? Quelle deve sapere che sono sorde, no? Sono anche mute. Però quando attaccano col veleno... e colpiscono. Dario, qual è il problema? Dunque, il mio problema è questo. Io non ce lo voglio dire proprio... Papele, papele, ecco, a cuore aperto e senza pelacci sulla lingua. Parla. Parlo? Dunque, io mi sono innamorato. Bene, sono contento per te. Innamorarsi non è peccato. Ego t'absolvo. No, un momento, non mi absolvo perché adesso devo entrare nel vivo della confessione, no? Io non so come dirgli, insomma, sto sudando, guardi. Dunque, io... Vi voglio lasciare andare in certe confidenze intime di come vedo io la vita da un punto di vista sessuale, la parissianamente parlando. Lasciati andare. Mi lascio andare? Sì. Io sono ok. Devi parlare più forte, Dario, sennò non capisco. Insomma, a me mi piacciono gli uomini, ecco. Questa sarebbe la confessione segreta? Sì. Ma se lo sanno tutti? Come lo sanno tutti? Lo sanno tutti, sì. Beh, ma la gente vede, parla, non lo sai come vanno queste cose in provincia. Oh, è disgraziato, maledetto, cecchetto, vecchio, malefico. Eh sì, adesso è la colpa del sagrestano, ma sì. Che c'entra lui? Già l'ho detto, la vipra abruzzese. Quelle veleno, tutto veleno. Dario, senti, tu non... I tuoi istinti te li ha dati la natura, ossia Dio. Chissà perché. Quello che mi chiede anch'io. Ora dico io. Se Dio... non voleva questo incasinamento a un punto di vista, capisce? Diciamo impicci. Scusi. Se non voleva questo impiccio, diciamo, perché mi ha fatto nascere diversa a me? Vabbè, perché? Beh, ma adesso tu, Dario, non ti creare tanti problemi. Cerca di fare il bravo ragazzo e di rimanere vicino a lui. Vicino a Marco? Vicino a Dio. Chi è sto Marco? Come chi è Marco? È bussilista la situazione. Non ce l'ho detto. È il mio ragazzo, no? Quando è bello, Don Gioreste. C'ha presente un bronzo di Riece. Lui fa camionista, non camionista di tir. Ed è sposato a una iena, una maledetta disgraziata, una iena se mi capo sotto mano. Ma tanto divorziano, sì. Quello che volevo chiedere a lei io è una cosa semplice, se vogliamo. La dispensa, così ci sposiamo in chiesa io e lui, e lei ci unisce in matrimonio. Ma tu che cavolo dici? Adesso ci si sposa anche tra uomini. Vabbè, ma non è tanto per me, è Marco che ci tiene. Ma io posso anche capire che forse potresti essere una moglie migliore di quella che... L'ho detto forse, hai capito? Ma non è permesso dalla legge, né da quella divina né da quella del codice. Ma insomma, fammi andare via, non mi far più rimanere qui ad ascoltare queste assurdità. Un momento, Don Celeste, forse possiamo raggiungere un compromesso. Ah, pure? Sì, lei non giunisce in matrimonio a me e a Marco, però possiamo fare una cerimonia religiosa, invitiamo un po' di parenti, perché Marco ci tiene molto, sai, è religiosissimo, è devoto della Madonna dell'Incoronata di Foggia. Tu mi vuoi far bestemmiare? E che ho detto? Qualche cosa di brutto? No, dico, un matrimonio così, o una semplice benedizione in chiesa, sarebbe una bestemmia, no? Un'eresia. Dario, va con Dio e non commettere atti impuri. Cercherò. E non rubare. E chi ha mai rubato? Altro che. Tu in salumeria metti sempre più carta che prosciutto, va bene? Io da solo, vado a mangiare. L'ho convinto, c'ha gli occhi da bravo ragazzo. Quello mi sposa a me. Ma d'altronde uno che ha sposato a Gesù, questi problemi deve capire, no? Grazie. Ecco, una domenica come le altre.
Alcuni saranno ancora a tavola, molti uomini saranno andati a caccia e altri si preparano per andare alla partita. Mica è vero, mica tutti. C'è anche chi si spupazza le mogli di quelli che sono andati a caccia o alla partita. Don Celeste, sono venuto a chiedere se vi serve qualcosa, che io vado via, sa? Aspetta un attimo, tu. Scusa, ma dove vai conciata così? Oggi è carnevale, vuoi al cimitero? Complimenti, hai messo proprio l'abito adatto. Elegante, no? Ho appuntamento con un vedovo che gli piaccia tanto. Lui la domenica porta i fiori alla moglie e le pastarelle a me. Oggi mi porta al cinema. Oh, bravi, bravi. Da noi alla sala parrocchiale danno Fra Diavolo, con Stanley e Olio. Stanley e Olio? Ve fate scherzare? Il vedovo mio mi porta in Angona a vedere un film d'amore. Max and Blessy super bagnati. Arrivederci. Cose da pazzi. È meglio uscire a prendere un po' d'aria. Bravo, hai messo un bel costume. Don Celeste! Seminario! Ma come ti sei combinato? Aspetta, guardi. Mica male. Mi sono mascherato da violentatore. Come? Da violentatore, per sviare i sospetti, no? Buonasera. Buonasera. Ha fatto bene in chiesa, mi ha aperto proprio gli occhi, sa? Questa è una popolazione, parlano tutti quanti. Vipere. A pensare che però ho fatto un vestito tipo Carmen Miranda, Brasi. Sì. Però ho messo le banane appese, sembrava una matta, sembra. No, meglio così. Meglio? Meglio. Buongiorno, lei non si maschera? No? Ho già il costume da prete. Vedere. E che fai lassù a Brisignano? Le scrivi sempre le tue canzoni?
Sei un buon pastore per il tuo gregge? Eccellenza, faccio quello che posso. Allora, che hai da dirmi? Ho sentito che è urgente. Eccellenza, io ho un problema. Sentiamo. Sono stato violentato. Sono stato violentato. Eccellenza! Aiutami! Aiutami! Eccellenza! Ma che dici? Ma sei ammattito? Ma cos'è questa storia? Ma chi è quel mascalzone che ti ha violentato? Non è un mascalzone, è una donna. Anzi, per la verità erano quattro. Oddio! Oddio! E ti hanno violentato tutte e quattro? Sì, no, una. Le altre tre mi reggevano. E hai avuto un rapporto completo? Completissimo. Oh mio Dio. Eccellenza. Vieni qua. Sì. Ma chi erano queste donne? Come faccio a saperlo? Avevano la maschera. E non hai parlato con nessuno? No, con nessuno. Bene. È meglio che non si sappia. Però che vergogna. Sì, sono pieno di vergogna, infatti. È per questo che sono venuto da lei a chiederle aiuto. Per fare giustizia, per denunciare il fatto alla polizia. È un reato, oltre che un peccato. No, no, non c'è bisogno di fare scandali. E tu non farai proprio nessuna denuncia. Io te lo proibisco. Ma sono quattro peccatrici. E hanno fatto peccare anche me, sia pure involontariamente. E non dobbiamo fare nulla per riportarle all'ovile? All'ovile, sì. In prigione, no. La cosa ora riguarda te. Te solo. Tu devi capire chi sono le colpevoli. Del resto, tu vivi in un paese. Le cose si risanno. Indaga, rintracciale, poi le ammonisci e le spingi a pentirsi, a redimersi. Annusa, infiltrati, indaga. Indagare è una parola qui. È come cercare un ago in un pagliaio. Ah, Don Celeste! Don Celeste! Proprio a lei cercavo, sai? Dimmi, Dario. Vestito da sposo è arrivato. Sì. Per chi? Come per chi? Per me, no? Dunque io pensate che per non dare nell'occhio ci metto dei volant tutti color pastello che mi arrivano lungo fino ai piedi. E la criniera di fiorellini. Oh, beige! Ma che cosa stai dicendo? L'abito da sposo, non si ricorda che lei mi ha detto che potrei anche essere una buona moglie? Senti, ho detto forse, non ricominciamo. Forse, me l'ha detto in confessione, me l'ha detto. Confessione! Ecco, la confessione, ma certo, quello è il sistema migliore per sapere la verità. Ciao Dario, grazie, confessione! Che fa, scappa? Mi sa che il beige l'ha fatto ingazzare a questo. Lo cambio con Rosa Fregola! Confessati, figlio. Con la carne. Parla. Parla pure liberamente. Ieri sera ho mangiato di nascosto tutta la bistecca di mio marito. Era grossa? Oh sì, padre, molto grossa. Una fiorentina, eh? Beh, è grave. Devi dire 10 Ave Maria. Ego t'absolve, in nome del Padre, Figlio, Spirito Santo. Ah, vai con Dio, vai. Il mio peccato è quello di parlare troppo. Ah. Dicono che sono la donna più pettegola del mondo. E beh, certo che riferire le cose degli altri è peccato, ma con un prete è diverso. Allora tu sai tutto del paese. Tutto, tutto. E purtroppo non so stare zitta. Ah, e fammi qualche esempio. La moglie del farmacista va a letto con Beppe l'idraulico. Ma no. E anche il capostazione cornuto. Anche il calzolaio. E poi Giovanni il postino, peggio ancora. Bel paese, eh? E Aristide il vedovo. Ah, quello che se ne intende con la mia Perpetua. Lui? Fa tutto il galletto, ma poca roba. Lo chiamano Mosciarello. 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 Senti un po', ma di donne che saltano addosso agli uomini... Certo, sono tutte svergognate. Mi perdoni, padre? No, no, per carità, volevo sapere solo se ci sono donne che violentano gli uomini. Violentano gli uomini, le risulta. Dica, padre, dica, Harley, sono tutta orecchie. Ma che devo dire, sei tu che devi parlare. Dica, dica, le giuro che non lo dirò a nessuno.
Ma guarda che non sono io che devo dire, sei tu che devi dire a me chi sta facendo questa confessione. Cosa? Come cosa? Cosa devo dire? Le donne che violentano gli uomini in paese. E io che ne so? Lo sta dicendo lei? Ma allora che razza di pettegola sei? Non sai niente, sei ignorante. E sei pure bugiarda. Perché non è vero che la moglie del farmacista va a letto con Beppe l'idraulico, ma con Antonio il vigile. 40 Ave Maria. Ego t'absolvi in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vai con Dio. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Parla, figliola. Ma lui mi sfotta anche lei, don Celeste. Ah, Dario, ancora tu. Sì, sono venuto per dirci una cosa tremenda, anzi tremendissima. Ci voglio parlare di violenza. In che senso? Violenza carnale. Ah. Sì. Lei lo sa che le donne sono tutte puttane. Dario. Sono tutte fetende, fetendissime, viscide, contorte e si mascherano. Lo sa questo? Certo che lo so. E come se lo so, si mascherano. Continua. E continua sì, perché in quel momento di conseguenza fanno delle cose terrificanti, no? Tant'è vero che una può perdere anche la staffa. Ma una chi? Come una chi? Una io, no? Ah, tu? Dunque, don Celeste, lei ce la presenta il pizzo macramè? No. È il pizzo più caro che c'è. Vestito da sposa, non ce l'ho fatto vedere quando sono uscito dalla boutique. Mm. Oh, 10 metri. Quello viene direttamente da Parigi, sa? E viene dalle Champs-Élysées. 4.758.000 lire più la dogana. E quella disgraziata maledetta stregaccia della moglie di Marco mio è andata a dire che lo postello non mi piace, che lo postello non mi piace. Beh, quando l'ho saputo, mi sono incazzato. Volevo dire, mi sono arrabbiato come una bestia e sono venuto da lei a confessarmi, no? Proprio perché, per un momento, ho pensato di farle la violenza carnale. Nel senso che io nella carne ci voglio dare 2 coltellate, una fregata, una alla milza, no? Oh, no, forse meglio di no. Forse meglio che la graffio. Sì, la graffio. Che tutto lo stocca, questo graffio. Del segno per me, devi dire, è stato lui, è stato lui. Dario? Sì. Me le hai spappolate. Basta con questa storia, fai quello che ti pare, graffiala, lasciali i segni, ma io sono stufo di questa cosa. No, forse è meglio di no, don Celeste, ci ho ripensato. È meglio non litigare con quella, sa? C'è 2 bicipiti, sembrano 2 prosciutti di cinghiale, sembrano. Io ho la pelle velluteta. Ciao! Ciao, come va? Bene. Dai, l'avete saputo che abbiamo fatto? Sì, uno me l'ha detto. E allora stasera che si fa? Giusto, penso stasera. Ma andiamo allo chalet. Stupido. Guarda che se ci riprovi ti ammazzo. Facevo per finta, non sembo più scherzare. Va via, dai. Volevo sapere che sto a fare. Così si impara. L'amore è una caciotta, cia cia cia. Signor Dario, me li fa 4 panini da portar via? Sì, che ci metto dentro? Non so, pensavo del salame. Anzi, ce l'ha la finocchione? Cominciamo bene la giornata, ce l'ho. Ce l'ha un telefono? È dietro l'angolo, telefonate brevi. 4 panini con la finocchione, permesso? Cia cia cia. L'amore è una caciotta col gusto di ricotta. Per tempo preso una cotta e lo più. Pronto? Pronto? Sono Laura, posso parlare con Silvia? Grazie. Che bella sorpresa! Shh. È venuto nel mio negozio, eh? Ciao Silvia, sì, che è sono Laura, come va? Che c'ho sopra i maccheroni, è capitato. Ma dai. Ci devo chiedere un consiglio molto importante. L'hai già saputo? Dopo. Sordario. Sì, ma sì, è successo domenica. Sai, era carnevale, abbiamo fatto un po' di casino. Anzi, guarda, abbiamo fatto un gran casino. Oh, però tu mi devi giurare. Marco mio, ci è rimasto malissimo, sa? Ma di che cosa? Ma come di che cosa? La storia del matrimonio. Quando io ci ho detto che non ci volevo unire in matrimonio, però disgraziata, a momenti prendo un colpo. Sta mangiando la bresaola, ci è rimasto tutto qua, ci è rimasto. Dario, non ricominciamo con questa storia del matrimonio, per favore. Oh, signore benedetto. Beh, insomma, siamo andate in campagna. Abbiamo preso uno bello da morire e poi non sai come ce la siamo spassata. Brutta vigliacca. E che ci ho fatto io? Ma sì, sì. Ma chi ce l'ha con te? È tutto vero. Senti, io ci volevo dire, insomma. Stai buono. In poche parole. Il povero Marco me lo vedo dimagrire giorno per giorno. Ma vuoi star zitto un attimo? Sì, perché mi sta sfiorendo come un gladiolo triste in mezzo alle mani. Allora io ci avrei avuto un'idea, no? Ma no, non siamo andate in campagna qui. Siamo andate vicino a San Marino, a 200 chilometri da qui. Allora non sei tu quella che sto cercando? Non lo so, sì. Mi guardi, sono io. Sì, certo. Ma tu eri a San Marino domenica? D'accordo. Io a San Marino? Ma era carnevale, non si ricordi che ballavi il tango argentino? Appunto. Allora? Non lo so. Va bene, allora ci vediamo dopo, ciao. Sono pronti i panini? Pronti. Grazie. Quant'è? 9.000. 10.000. Accidenti.
Costa cara la finocchiona, eh? Sì, costa cara perché è di prima scelta. Non è manipolata da tutti. Chi la vuol capire la capisce. In carta porta a casa. Non ci resti? Sì. Non ci resti, scusi, che fa? Adesso che siamo al diapason della discussione mi sfugge come un'anguilla. Ma cos'altro c'è, Dario? Come che c'è? Non ci resti? Sì. Non ci resti. Dimmi, Dario, ti prego. Io voglio dare un figlio a Marco. Non ce resta, scusi. Ma non sono meglio io di certe troiette. Shh. Scusi, che maltrattano pure i bambini. Io almeno in senso alla maternità ce l'ho. Ma come fai? E come faccio? Lei mi dà una mano. Adottiamo un trovatello. Ah, tu credi che sia una cosa semplice adottare un bambino? Ma lo sai che c'è gente che aspetta da anni? Eh beh, io sto aspettando una vita. Ma non sei nemmeno sposato. Per colpa sua questo. Me ne vado, Dario. Un momento, aspetta, l'ultima cosa. Stavo pensando che il vestito da sposa che ne metto io, no? Invece di farmi tutto il color pastello che mi sta male, io sono grasso, voglio farmi un rosa shocking come Lady Diana. Che gliene pare? Buongiorno, signor Piero. Oh, Don Celeste, che è successo? Ma non lo so, è uscita la catena. Guardate giù il bancone, c'è state i ferri. Fate pure da solo, scusate, sapete, ma c'ho tanto da fare. Bene, Piero, faccio da solo. E allora faccio... Che sta facendo? Quello è lo stringifascio, deve usare le pinze. E allora dove sono le pinze? Eccole. Si tolga, lasci fare a me. Ecco. Posso aiutare? Ecco. Là. Certo che è strano vedere una ragazza che fa il meccanico. È mia nipote Paola, figlia di quel mio fratello che è morto anni fa. È tanto tempo che la tengo qui con me, la conoscete? Non credo, perlomeno. Non t'ho mai vista in chiesa. Infatti, non ci vado mai. Ah, ecco perché. Perché è curioso che una ragazza faccia la meccanica? No, è che normalmente è un lavoro che fanno gli uomini. Ma anche il prete è un lavoro da uomini, però esistono le suore. Ma che c'entra? Ecco fatto. Sei un fenomeno. No, guarda che sei tu che sei negato. Là. Senti un po', vieni fuori da lì un attimo. Uffa, che c'è ancora? È tua questa? Ma perché io la faccia di una che si mette la maschera? Rispondi, è tua sì o no? No! Allora di chi è? Ma tu chi sei? L'esorcista? Rispondi, di chi è? Sai chi l'ha buttata lì quella maschera? No. La signora Clara, quando è venuta l'altro giorno a riparare il motorino. Ma quale Clara? La tua Perpetua. Don Celeste, tutto a posto? Salve, Don Celeste! Ciao, Pietro! Ah, sono Rocchi Pinti, state bene? Bene, bene. C'è qualcosa che non va alla macchina? La macchina va bene. Paola è andata a casa? No, sta dentro. Sì? Sì, sta dentro. Allo, baby? Che c'è? Che sei venuto a fare? E come che sono venuto a fare, Sono venuto per portarti a cena, no? Ma perché non parli chiaro? Dillo che vuoi portarmi a letto. Oh, mica sono forastico come te io. Io faccio le cose a modo. Senti, falla finita. Tanto a letto con te non ci vengo. Chiamalo pure moralismo se vuoi, ok? Senti un po', ma tu... come uomo, come mi giudichi? Un sant'uomo. Grazie. Prego. E dal punto di vista fisico, estetico... Bello, proprio tanto bello. Beh, allora, dal punto di vista fisico e estetico, diciamo, carnale, tu potresti essere attratta da me. Clara. Finalmente l'ha capito. Bamboccione mio, maschione mio adorato, me gusti tanto.
Te amo, te adoro, te desidero. Da quando sono venuta al fatte da serva, te fo anche da schiava, amante, tutto quello che voli. E al vedovo mio gli do un calcio in culo. Ma che, siamo matti? Ma dopo 3 anni non ti sei ancora accorta che faccio il prete sul serio? Scusate, ho capito male. Sono stata una stupida. Scusate. Sei perdonata. Però la domanda era un'altra. Non so come dire, ma... Insomma, parliamoci chiaro. Tu, domenica, hai commesso peccato, sì o no? Beh, per la verità l'avrei voluto. Ma il vedovo mio è così rimbambocito. Lo so, lo chiamano Mosciarello. E come lo sapete? Ho i miei canali. Hai peccato, sì o no? Ma no! Sei sicura? Sicurissima. Siete il confessore mio, quello che fa lo sapete meglio di me. Eh già? Eh già? Disgraziata, ma allora mi hai raccontato un sacco di balle. E no, Don Gelè, in confessione dico sempre la sincera verità. Non sto parlando con te, sto parlando di lei, lei. Sì, ma adesso facciamo i conti, eh. Se mi cercano sono uscito, eh. Sì, il canarino, l'ho pulito. Sì, vabbè, buonasera. Capisse una volta. Padre, io devo parlare. Guarda, scusami, ma adesso io devo andare. Adesso mai più, ho bisogno di confessarmi, la prego. Va bene, accomodati. Inginocchiati. In nome del Padre, Figlio e dello Spirito Santo. Non perdiamo tempo, figliola, parla. Io sono Bobo, ricorda? Mm-hmm. Però 15 anni fa, quando lei mi impartì la prima comunione, mi chiamavo Graziella. Poi però sono successe tante cose. Non devi temere, Dio perdona qualsiasi peccato. Parla. Io... Ti ho detto di non avere paura, apriti pure. Sono una violentatrice pentita. Oh, ecco, vedi. Violentatrice? Sì, siamo state noi. Io e le altre 2 amiche che capitano a Pescara dirigevamo fermo. L'altra ti ha stuprato. Adesso sono pentita. Dammi la soluzione, Don Gelè. Oh, calma, calma. Prima devo sapere il nome di chi mi ha violentato. Don Gelè, fa la spia, è peccato. Sì, ma non in confessione. D'altra parte, se io non so il nome della colpevole, come faccio a ricondurre all'ovile la pecorella smarrita? La pecorella smarrita? La tua amica, quella disgraziata. Insomma, la pecorella, hai capito? Insomma, lei mi ordina di fare la spia? E se no non ti do la soluzione, parla. Ma ha detto che Dio perdona qualsiasi peccato. Lui sì, io no. Ho detto parla. È stata Paola, la meccanica. Quella alta, bruna, procace, ciambulette, tutette. Ma come parli? Siamo in chiesa. È stata lei a avere quest'idea? Sì, è stata essa. Ma io mi domando, come si può fare una cosa del genere? Ma così. Paola ha detto, facciamo uno scherzo a quel frocio di Don Celeste. Hai detto frocio? Sì. Ho detto frocio. Ma perché frocio? Non te si vede mai con una donna. E ti credo, sono un sacerdote. Ma Don Giacomo con le donne ce va. Ma cosa mi importa di Don Giacomo? Sono affari suoi. Lui è di un'altra parrocchia. Noi credevamo che eri te di un'altra parrocchia. E credevate male? Io sono di questa parrocchia. Uno scherzo di carnevale, eh? Carnevale? Ogni scherzo vale. Sì, un paio di... E su, che ti è piaciuto? Di la verità. Avete commesso un peccato gravissimo. È vero che ti è piaciuto? È un reato gravissimo. Via, confessa che ti è piaciuto. Beh, se proprio devo dire, è stato un piacere involontario, ma... Lo riferisti? Ma che cosa stai dicendo? Quante volte lo riferisti? Ma chi è il confessore qui? Io o te? Buonasera. L'officina è chiusa. Sì, lo so, ma volevo chiederti un'informazione. Senti, a proposito di quella maschera da diavolo, tu mi avevi detto che era di Clara. Invece a me risulta che non sia vero. Beh, mi sono sbagliata. Ah sì? E di chi è allora? Ma io che cavolo ne so? Ma cosa vuoi che me ne importi di questa maschera? A me importa molto, ti ho fatto una domanda. Ma insomma, cosa cerchi? Cosa vieni qui a rompere ancora? Dai, che io devo chiudere. Mm-hmm. Va bene, me ne vado, chiudi pure. Ah, aspetta. Aspetta un attimo, già che ci sono vorrei approfittare per dirti una cosa. Il confessionale è sempre aperto. Cioè? Cioè ci si può confessare quando si vuole. No stop. Come a domenica in. Io guardo canale 5.
molto. Posso offrire qualcosa di alcolico? Sì, un bicchiere di nafta. Buonasera. Don Geleste. Comincia a essere frequentata un po' male la tua discoteca, eh? Ma che dici? Don Geleste, che piacere vederla qui fra di noi. È voluto che scatenasse un po' anche lei, eh? Poi per servizio. Diciamo che sono qui anche per servizio. C'è diritto d'affissione nel suo locale. Certo, ma con bollo regolamentare, eh? Perché? Adesso capirà. Casomai il bollo ce lo mette lei dopo, eh? Molti whisky. Tutto quello che hai combinato vai pure in Olanda. Cerchi di sfuggirmi. Sì, ma adesso ti sistemo io, eh. Ferma! Ferma! Aspettatemi, ci sono anch'io! Fermatevi! Ferma! Ah, grazie. Don Celeste, ma lei non era prenotato nel gruppo, non risulta. Mi prenoto adesso. E non si può, lei doveva pensarci prima, lei è il solito distratto. Ah, assessore, ma è possibile che sembra ingavoleto lei? Ma dico io, non siamo ancora partiti dall'Italia, già crede di essere in Olanda questo. Don Celeste! Scusate, esiste un regolamento del gemellaggio. Casino, non pretenderete mica che rimango via di. A me basta che i ragazzi in fondo si spostino un po' e io mi metto fra loro. No, che palle! Ma signorina, ma come si? Un po' di rispetto, no? Per Don Celeste, è un sacerdote! E che cazzo! Mi scappetto. Insomma, dobbiamo fare 1500 chilometri. La gente ha pagato la quota e vuole stare comoda. Buono, buono, Dario. Ha ragione la signorina Paola. Io mi metto qui sui gradini. Tanto per me è lo stesso. Barbari e selvaggi. Caro Don Celeste, se anche lei prenotava e pagava la sua brava quota, adesso stava in poltrona come tutti gli altri. Ma non me ne frega niente di stare in poltrona. Se no avrei fatto il vescovo. Don Celeste, guarda che io mi sono già combinato per l'Olanda, eh. Stile zoccolona. Zoccolona, no? Zoccolona per via degli zoccoli, no? Thank you.
non siete tutti alloggiati nello stesso albergo. Appena avrò assunto informazioni dagli incaricati locali, comunicherò a ciascuno dov'è il suo posto letto. Chiaro? No, sindaco, io assessore. Il sindaco, essere lui il sindaco, eccolo. Thank you. Dove essere organizzazione, organization? Per sapere letti, come dormire, ecco. For me. Bye. Oh, baby. Wonderful. Di chi, baby? What time is it? 11:20. Ah, ma voi parlate italiano. Yeah, io parlo italiano perché è ricchione. Beh, anch'io ricchione, però non so parlare olandese. Oh. No, io ogni anno ricchione, rimini, cattolica. No, ricchione, riccione. Riccione che... Si può sapere cosa vuoi? Perché? Cosa devo volere? Come mai sei venuto a Kellenborg? Perché mi sento anch'io gemello di questa bella città. Allora vai a rompere le scatole alla tua gemella, non a me. Dai, mettiti lì, al centro. Così. Fermi, eh? Don Celeste, e lei mi sta rovinando sto gemellaggio. Col fatto che non ha prenotato, io non trovo un buco libero dove piazzarla a dormire. Anche la collega mia al turismo dice che la situazione è tanto incasinata. Io non so come fare. Tutte case occupate, alberghi completi, pensioni pienissime. Però forse io risolvo. Don Celeste potrebbe dormire in casa con signora Anna. Visto? Grazie, è molto gentile. Tanto, tanto piacere. Questo sono Don Celeste Restani. Spero di non disturbare. Salve. Troppo. Capisco, non ero previsto, purtroppo. Barilli, ma non mi ci potevi mandare a me a dormire con quella bella signora? Eh no, lei è ospitata a casa del signor sindaco. Il sindaco? Tesoro, ti aspetto a letto. Mi raccomando, non fare tardi, domani devi alzarti presto. Resto ancora a fare un po' di conversazione con Don Celeste. Don Celeste, stia attento. Non dia retta a mio marito, se non vuole prendersi una bella sbronza. Lei sa perché Dio creò prima l'uomo della donna? Perché non voleva consigli. D'altronde, ci vuole pazienza. Le mogli a volte sono tutte un po' noiose, no? Beh, io non sono pratico in materia. Oh, scusami, dimenticavo che voi preti cattolici... No, per carità, adagio con l'alcol perché io non lo reggo molto. Sa com'è? Qui in Olanda, noi sacerdoti siamo quasi tutti sposati. E invece noi in Italia siamo proprio tutti celibi. E a lei dà fastidio? Che lei abbia una moglie? Per niente. Oh, no. Intendevo dire di non avercela lei una moglie. Ma io ho una perpetua che ne fa le veci. Eh? Come sua compagna di letto? No, come rompiscatole. Prego. Vede, quello della moglie è un problema che non mi pongo. Piace il camera ospiti? Tutto per te. Thank you. Tutto bello, tutto very nice. Anche questo, molto wonderful. Noi qui, ospedale con tutti. Ah, ospitali. Yeah. Qui sempre molti amici, italiani, americani, marocchini. Pure. Oh, attention ragazze, che i marocchini sono di poche parole. Che bel quadruccio di famiglia che siete.
Beati voi. Noi in Italia, per vivere così liberamente come voi, dovremmo avere presidente di Repubblica di Olanda, con la pipa olandese. No, Dario, ci vuole solo più senso di rispetto umano. Sì. Ma scusate, sorry, voi due siete proprio sposati regolarmente? Yeah. Favoloso. Mannaggia la miseria. Il bambino, no? Il bambino, quanto è bello, sembra un angelo in paradise. Tutto biondo. È proprio vostro? Già, yeah, lo Stato ce l'ha affidato fino all'età di 18 anni. Tu pensa che mentalità elastica. Ma, beh, ci credete? Queste cose in Italia non è possibile farle, per esempio. A me, no? A me piacciono molto i foulard. You understand foulard? Yeah. Così io mi metto il foulard sulla chepa, diciamo, e mi faccia molto, viene fuori l'occhio esotico, no? Non è possibile, perché se io metto foulard in Italia, mi fa le perle anche a questi bambini a me. Per esempio, la lena, no? A me piace molto lavorare la lena. Ti metto su una panchina distesa, un dritto e un rovescio. Non è possibile fare queste cose in Italia, non è possibile? Oh. Ma se tu volere questo, tu devi fare. Sì, è facile. Ma io mica vivo come voi a Kellenborg. Io sto a Brisigneno. Brisigneno. Oh. È comico, vero? Brisigneno. Infatti è un paese stronzo, se vogliamo. Io scapolo o sposeto? Maria, scusami. Bello il borgomastro. Biondo, un po' chiatto, ma... Che mi rompi. Forse non ti ricordi, ma sei stata tu in invitarmi a ballare. Prima in Italia, adesso anche in Olanda. Non riesco a muovermi che mi ritrovo la tatona cappresso. Scommetto che credi che sono stata io a violentarti, vero? Sì. Hai indovinato. Sono stata io. E allora? Cosa vuoi ancora? Volevo chiederti perché l'hai fatto. Oh, così. Come così? Perché mi andava. Ma come, uno, cioè una, violenta un prete solo perché gli va? E allora ti dico perché. Perché era domenica.
ci annoiavamo. Era carnevale. E forse perché mi piacevi fisicamente. Ok? Stevie? Vuoi provare? Certo, perché no? Credi di scandalizzarmi, eh? Tanto secondo me è solo suggestione. Che ne pensi della fauna locale? Do you like hash? Sì. Good, eh? Good. Mi fanno pena. Allora anch'io ti faccio pena. Un po'. Ma in maniera diversa. Soltanto perché lavoro in officina e sono nata in una provincia italiana? No, proprio no. Io sono uguale a loro. Siamo tutti uguali a loro. Con una gran voglia di spaccare tutto e di farci spaccare. Ma tu credi che un ragazzo di Tokyo o di Berlino sia diverso da uno di Brisignano? No, per niente. Siamo tutti uguali e abbiamo tutti dentro la stessa rabbia. Ricordati che ti aspetto in chiesa, ti devi confessare. Ma io ho già confessato. A me? Ma non in chiesa, a Dio. Dio ha sentito, mica sordo. Don Celeste! Sì! Don Celeste, fortuna che siete arrivato, ci hanno sfrattato dalla sala parrocchiale. Il comune ci ha revocato la licenza. Cosa? Sì! Signor sindaco, com'è questa Calembò? Dai, vuoi mettere come se stai brisignano? Moglie vuoi dei paesi tuoi? No, scusate un attimo se mi intromisco nella discussione. Ma questo fatto di moglie vuoi dei paesi tuoi è una stronzetta, vi spiego perché. Dunque, non è che io non sia nazionalista, anzi, per carità, io sono nazionale, specialmente quando vedo la nazionale italiana sono il primo a gridare Cabrini, Cabrini, quando è bello. È che proprio l'Olanda ha un'altra mentalità, caro comandante, c'è un'altra chepa, sono di un altro pianeta, sa? E poi non è vero il fatto di moglie buoi dei paesi tuoi, assolutamente. Anzi, lì buoi non c'erano manco le corna. È che si fanno i fatti loro, quella è la cosa bella. Non è come Brisignano, che basta che uno fa una piscette fuori dalla tazza. Lo sanno tutte le televisioni private. Chi vuol capirmi capisce, sindaco. Signor Dario? Sì? Signor Dario, come ha dormito in Olanda? Ha dormito bene? Ha dormito bene. Come sono i mulini al vento? Sono come te, fanno girare le pale. C'è una zoccoletta in gapa qua, ci do io. Figlio di puttana. Don Gelè, con chi sta parlando? Sto parlando con te, l'argomento è tua madre. E perché, non gli piace? Dimmi, chi hai corrotto in comune? Io gliel'ho detto, devo dare Democrazia Cristiana. Beh, faccio resistenza passiva, occupo il cinema e per farmi sloggiare devi fare intervenire la forza pubblica, va bene? Maresciallo, guardi che se mi mette le mani addosso, io la denuncio, eh? E tu che ci fai qui? Ho bisogno di parlarti. È una cosa che già volevo dirti in Olanda. No, forse hai ragione tu. È meglio che non te lo dico. Ho ragione io? Perché? Che ho detto? Niente. E allora? E allora è meglio così. No, un attimo, Paola. Senti, aspetta un attimo. Paola! Un attimo! Paola! Beh? Paola? Allora, te l'ha detto? Aspetta, ma che cosa? Ma come, che diventerai papà, no? Beh, ma... Sì, ma soltanto per poco. Domani Paola va a portiera, non ti preoccupare. Ah, non mi devo preoccupare. Fermati! Ho detto fermati! Ma è vero quello che ha detto Bobo? Sì, è vero. È vero? E tu vuoi abortire? Ma sei pazza!
Perché? Tu hai un'idea migliore? Ma tu così aggiungi peccato al peccato. La vita è una cosa sacra. Anche la vita del figlio di un prete? Violentato? Sì, anche. Ma poi scusa, ma chi l'ha detto che il padre sono io? Sì, il padre sei tu. Sicuro? Sicuro. Paola, tu non mi puoi fare questo, capisci? Ma guarda che mica devi abortire tu, eh? Lo so, ma è anche figlio... È anche figlio mio. Ma signora Chipindi, lei è proprio convinto di quello che vuole fare? Ma c'è scritto qui nella denuncia, l'ordinanza comunale, parla chiaro. Qui si tratta di violazione di proprietà privata. Maresciallo, deve arrestarlo. Una parola, ma come faccio a restare preso? Gli mette in parte manette e se lo porta via, eh? Fa presto ecco. Lei, eh? Proprio lei cercavo. Beh, veramente anch'io. Qui c'è una denuncia contro di lei. Sono io che sporgo denuncia. Che? Ma come? Ma ho occupato il cinema, ma ho chiesto che mi sporgi anche denuncia? La sistemo io quella disgraziata. Don Gelè, ma non vi rendete conto che se sporgete denuncia saremo costretti ad arrestare subito la ragazza? È quello che voglio. Così non potrà abortire. Ma non pensate a quello che succederà? Allo scandalo, alle chiacchiere, alla morale pubblica. Ma il prete sono io o è lei? Per carità. Ma se volete il mio consiglio d'amico, voi state per fare una grandissima... Stronzata! Anto, stattene un po' così, te! E mi scusi, maresciallo, ha ragione, ma io penso proprio che Don Celeste sta per fare una grandissima... Stronzata, esattamente. Ah, sì? Ma qui c'è di mezzo un reato, quello che voi chiamate stupro. Stupro, non esageriamo, Don Celeste. No, esageriamo. C'è stata violenza carnale ai miei danni, io denuncio. Basta con queste foto! Fuori fotografi, fuori! Questo è un tribunale, mica siamo ad un festival! La parola alla pubblica accusa. Di Pietro Paolo, lei si dichiara innocente o colpevole dell'accusa di violenza carnale ai danni di Don Celeste Restani? Innocente. Però, dalla visita fiscale compiuta in carcere, lei risulta incinta, no? Io sono incinta di chi mi pare. E poi, se non ho potuto abortire, non è stata certo colpa mia. È stato lui! È stato lui! Viva l'aborto! Viva l'aborto! Silenzio! Silenzio! Avanti, la pubblica accusa può procedere. Pietro Paola, dov'era la domenica pomeriggio del 14 febbraio? Ma che ne so? È importante, cerchi di ricordare. Ma lei se lo ricorda dov'era la domenica pomeriggio del 14 febbraio? Vediamo di rinfrescarle la memoria. Don Celeste afferma che lei il 14 febbraio si trovava sulla statale 327 in compagnia di tre donne. È un bugiardo. Lei aveva il volto coperto dalla maschera da diavolo. Non è vero. E con la complicità delle sue tre amiche, peraltro a noi ancora sconosciute, violentò l'indifeso parroco della sua città. No, non è vero. Ma perché continui a negare? Mi oppongo. Opposizione accolta. Lei, padre, avrà diritto di parlare solo quando sarà il suo turno. La parola alla parte lesa. Don Gelè, mettite la cintura di castità un'altra volta. Magari con l'allarme elettronico. Silenzio! Lo so. Un uomo che si fa violentare da una donna provoca ilarità, scherno. È un personaggio patetico, destinato a far ridere. E infatti, intorno a me, la gente ride. Si dà di gomito come per dire, guarda quell'idiota. Anche le corna fanno ridere. Chissà perché. Un uomo tradito dalla propria moglie suscita divertimento, sghignazzamenti. Ma lui, il tradito, non ride. Soffre. E io dentro di me mi sento un po' come quest'uomo tradito. Sento di essere profondamente indignato e accetto di essere lo zimbello dei presenti, dei lettori di giornali, perché è stata fatta ingiustizia contro di me, contro un uomo. E adesso quell'uomo la rivuole la giustizia. La parola alla difesa. Don Celeste. Quando ha descritto come, secondo lei, si sono svolti i fatti, ha asserito che la sua violentatrice portava una maschera sul viso. Infatti portava una maschera da diavolo.
E allora come può affermare che la sua violentatrice è Paola Di Pietro? Perché me l'ha detto lei. L'avrà detto davanti a dei testimoni? No. In confessione? In questo caso non lo direi. Naturalmente. Lo prevedevo. Quindi la sua accusa non ha basi legali. Zitto, faccio sgombrare l'aula. Lei stia zitto, questo lo devo dire io. Signorina, lei possiede una motocicletta? Sì. E me ne può indicare la marca e il modello? Sì, è un Honda 400. Colore? Blemetallizzato. Blemetallizzato. Per me è tutto, signor Presidente. Prego chiamare a testimoniare il signor Marcucci Anselmo. Risponda alla mia domanda, signor Marcucci. Dove si trovava quel pomeriggio del 14 febbraio? Stavo a trovare un po' d'erbacce sul campo mio sementato a grano. E dove si trova questo suo campo sementato a grano? Confina proprio con la statale 327. E notò nulla di strano quel pomeriggio? Come no? Accidenti, ho visto passare una persona che montava su una motocicletta con una maschera da diavolo, me lo ricordo benissimo perché mi ha fatto pian colpo. E si ricorda il colore di questa motocicletta? Caspita, era blu metallizzato. Trattavasi di Honda 400, modello Cobra, due carburatori, distribuzione sulla capoccia dei cilindri. Una bomba, una bomba! Signor Marcucci, lei è proprio sicuro di quanto appena affermato? Mi piace uno sbocco di sangue se non dico la sincera verità. Voglio dire, lei è un agricoltore, non è un meccanico. Beh, non può avere sbagliato marca. Compà, quando ero giovanotto sono stato campione marchigiano delle 125. Modestamente come correvo io non corre nessuno. E volete che non so riconosce una Honda? Grazie, grazie. Prego. Per me è tutto. Per me no, mi chiamavano le brotto di Fabriano. Questo non ci interessa. Ma è la sincera verità, ho vinto anche il circuito di Senigallia, ho le fotografie, ho gli ingrandimenti a casa. Signor Presidente, signori della Corte! Ma che succede? Chi è? Un momento che ci do le mie generalità. Dunque, mi chiamo Ricciotti Dario, anni 44, nato ad Andria, in provincia di Bari, di professione salumiere. Che vuoi? Io? Tu piuttosto che vuoi, tanto gli ho detto tutto, gli ho detto! Ma vai via, ignorante! Prego, prego, vada, vada, lei non può interrompere così il dibattito! Un momento, signor giudice, perché io devo fare una rivelazione sensazionale ai fini del processo. Dunque, la signorina Paola qui presente è innocente, innocentissima, e io ho le prove. Silenzio, silenzio! Dunque, quella domenica famosa, caro vostro onore... Ma che vostro onore? Vabbè, senza vostro onore, quella domenica famosa di pomeriggio, insomma, la signorina Paola era in mia compagnia, ecco perché non può essere assolutamente accusata di stupro. Ma cosa stai dicendo? Silenzio, lo lasci continuare. Mi lasci continuare, Don Celeste, no? Anzi, già che ci siamo, voglio fare ancora una dichiarazione più... Eh? Signorina Paola e io abbiamo trascorso il pomeriggio insieme e abbiamo fatto l'amore. Ma che cosa ridete? Scivolini! Di un po', ma tu lo conosci questo tipo? E come no? È un noto omosessuale. Ma allora, è possibile che... E che ne so io? Sarà un frocio pentito. E già che siamo a questo punto, caro signor giudice, le faccio una rivelazione molto più sconcertante. La creatura che la signorina Paola c'ha in grembo è pure mia. Il seme del germoglio è mio. Silenzio! La Corte si riserva di decidere se accettare o meno l'intervento del signor Ricciotti. In caso positivo, il Ricciotti dovrà giurare e ripetere la sua testimonianza. La seduta è sospesa per un'ora. Vieni un po' qua tu. Via, toglietevi di mezzo. Che fai? Ti fai fotografare? Vuoi finire in prima pagina? Ma dico, non ti vergogni? Ma che cosa hai dichiarato in aula? Ma di che ti impicci? Cosa vuoi? Don Gelè, io credevo di fare una cosa buona, ma lei l'ha guardata in faccia la signorina Paola. Quella il figlio non la vuole. Se invece lo prendo io, ci do un avvenire a questa povera creatura. Tu? E io affido mio figlio a te. Ma lei lo sa quando io ci tengo un bambino. Ma chi se ne frega? Basta con le tue faccende private. Io come prete ti assolvo. Grazie. Come uomo, no. Togliti dalle scatole. E che ho fatto? Ma come? Hai dichiarato il falso e hai messo nei guai anche me. Sei contento? Sono contento. Andiamo, andiamo.
abbiamo il processo in pugno. Pare che dopo la deposizione del Dario Ricciotti, Don Celeste sarà incriminato per calunnia. Rischia addirittura la galera. L'udienza è aperta. Signor Presidente, ho anch'io una dichiarazione da fare. Quel pomeriggio di domenica 14 febbraio ero io sulla statale 327 con il volto coperto da una maschera da diavolo e in una campagna vicino Brisignano ho violentato io Don Celeste. Non ci sono dubbi, sono incinta proprio di lui. Vista la palese ed infondata testimonianza del notorio Ricciotti Dario, infondata da un notorio punto di vista sessuale, e contro il quale la Corte non stabilisce di procedere, veniamo al nostro reato. Signor Presidente, che cosa significa questo fatto da un notorio punto di vista sessuale? Ancora lei. Guardi che se io perdo la pazienza... Guardi, signor giudice, che la pazienza la posso perdere anch'io, sa? Perché io sono buono e chero, ma sono stanco, sono stufo di combattere con questa gendarmia! Che ogni volta che passo in mezzo al paese, che chi credete che non vi vedo io quando vi date le gomitate? Passa Dario, passa il gay, passa il ricchione! Sì! Sono gay! E sono felice di esserlo! Che questa è una malattia infettiva, è la lebbra, è la peste! Io sono felice perché ho un modo di vivere bellissimo! Voi che ne sapete? Altro che voi, che fate schifo, che ci avete due nette faccette. Sì, 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 è inutile che permettete. Gli uomini siete tutti cornuti e le donne tutte puttane. Mi sono sfoghetto. Adesso, mi sono sfoghetto. Datemi l'ergastolo, signor Presidente. Silenzio! Basta, fate uscire quel signore. Vado da solo, conosco la strada. Scusi, non c'è la strada. Finalmente, se non lo faceva restare qui là. Ah. Pietro Paola, per giudicare con equità il reato addebitatole, la Corte si è basata sulla casistica corrente dei verdetti che riguardano il reato di stupro. Ergo, la legge deve agire con ragionata equità. Se il bruto è femmina e il brutalizzato è uomo, la legge deve esclamare forte, poco ci importa. Per cui, secondo la prassi adottata in questi casi, la Corte decide di assolvere l'imputata nel caso in cui, con gesto riparatore, l'imputata stessa accetti di sposare la vittima per legalizzare a tutti gli effetti il rapporto nato dalla violenza. Di Pietro Paola, siete disposta a sposare la vittima? Io per me ci sto, e tu? Anch'io. Secondo me è tutto inutile. Voglio proprio vedere se ti danno l'autorizzazione, quelli là. Intanto, per merito mio, questo qui ha l'autorizzazione di nascere. Ma fammi il piacere. I bambini devono nascere in un clima di affetto, non di dispetti e di ripicche. Ma quali dispetti? Da parte mia nessun dispetto. Semmai, affetto. Per il piccolo... Anche per la mamma del piccolo. Insomma, per tutti e due. Tu, un sacerdote. Ho detto affetto, non amore. Ah, beh, credevo. Credevi cosa? Niente. D'altra parte, se vogliamo, il nostro caso è un caso anomalo. Ci devono dare una dispensa. Poi, ma qui si tratta di violenza carnale, di stupro. Chissà, cazzi. Eh sì. E poi ho letto che ai tempi della chiesa di Magonza c'erano già stati dei preti sposati. Sarà. Comunque per me lo sai benissimo. Io avrei abortito subito, senza tanti scandali e rotture. Allora sei proprio deciso ad andare? Sì. Ma guarda che sei cocciuto. Anche San Francesco lo era. Prendi tu il resto, aspettami al bar. Faccio presto.
Senta un po', ma per non sapere affari sua, quel bagarozzo l'ha violentata? No, sono stata io che ho violentato lui. Mali mortacci vostri! Figliuolo, lo sappiamo che sei stato costretto a fare lo scandalo, il processo, per impedire un aborto. E questo fu giusto. E sappiamo anche che il tuo caso è assolutamente anomalo. E lo abbiamo vagliato a fondo. Quello che ti possiamo concedere è di vivere vicino a quella donna in modo che tu possa controllare che il bambino cresca educato sanamente e cristianamente, come se fosse tuo figlio. Potrà chiamarmi papà? Perché no? Guarda che la nostra sentenza è molto rivoluzionaria. In 2000 anni di storia della Chiesa non era mai capitato di un prete che ha ufficialmente un figlio e che vive con lui. Ma quanto al matrimonio, non possiamo concedertelo. Etiam ubi non est dogma ecclesiae, consuetudo vincit. E ora, figliolo, il problema è tuo. Ma noi siamo certi che il tuo amore per la Chiesa è più grande di tutto. L'amore sì, l'amore fa soffrire se sto lontano per un'ora sola dalla tua bocca che mi fa morire quando ti stringo a me col cuore in gola. L'amore è questa strada senza svolta di desiderio e voglie a fior di pelle che porto addosso dalla prima volta. La notte in cui si accesero le stelle, fiore di viola. Caro Don Celeste, sono veramente contento perché lei ha preso veramente la decisione al punto giusto. D'altra parte io cos'altro potevo fare? Ah, niente. E Paola? Paola... Paolo, non era giusto che rimanesse legato a me, no? È giovane, ha tutta la svita davanti. Certo. È libera, 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 libera. Anch'io sono libero, liberissimo. Ah, liberissimo. Per come può essere libero un prete? Ma io... Certo. Dai, io mica sono occupato, no? Occupato? Questa è buona, occupato. Io sono liberissimo, caro Dario. D'altra parte... D'altra parte ho scelto io la mia vita, giusto? E allora... È così. A me è diversa la cosa. Invece la canzone mia è completamente un'altra cosa, caro Don Celeste. Perché? Perché? Tarantella. Oh, grand'era, volevo dire che ho chiuso bottega, no? Oh, perché? Perché? Lei non lo sa che cosa è successo. Che stava a dirle tutto. Sa che cosa hanno scritto dietro la saracinesca? Sì. Ladro! Per via del prosciutto e la carta. Ah no, una fissazione al suo. Dunque, posso? Sì. Hanno scritto. Frocio, Ricchione, Culato, Buliccio. Buliccio? In genovese, Buliccio. Ah sì, Buliccio. Buliccio. Buliccio è carino. Beh, insomma, è che è vero, caro Dario, che la verità a lungo andare, insomma, viene fuori. Sì, viene a galla, hai capito? Dario, ma... Questo vino qui, quanti gradi ha? Questo? Sentendo il bouquet, occhi e croce dai 10 ai 15 gradi. Ah, dai. Vabbè, vabbè. Dove sono? Don Celeste mia, che embriachete che si è preso, guarda, mi ha fatto prendere una paura terribile. Ci ho preparato questo tè amaro, così digerisce. Dario, scusa, ma questa è casa tua? Sì, bella, le piace? Ha visto, l'arredo è tutto a gusto mio. Ha visto tutti gli uccelli, anche qua c'ho. Ah, richiama. Sì. È molto carina, arredata con gusto. Sì. Con tutti questi uccelli che volano per casa. Meno male che volano alti. Lo sai che... Scusa, mi gira la testa. Don Celeste, il vino era a 16 gradi, sa? Ah, ecco perché. Noi poi ne abbiamo bevute due bottiglie a testa.
Sembrava due alpini. Lei ha esagerato un po', perché lo sa che il vino ci fa male. Lo so. Ma comunque, in quella situazione è meglio non pensarci e prendersela alla gramenda. Ma certo, meglio ridere che piangere. Sì. Ridiamo, va? Meglio ridere che piangere. Siamo anche ubriacati. Hai uno strano modo di ridere tu, però. Ma ridi o piangi? Sto piangendo. Perché? Marco. Hai detto Marco? Marco mio. Aia. Povero Marco mio. Che è successo? Marco, ho lasciato, se n'è andato. No. Sì. Questo mi dispiace molto, Dario, io... Su, non fare così, ti prego. Vorrei dire che la funzione religiosa la farò io. E in mezzo alle disgrazie, finalmente sarà felice il nostro vescovo. Funerale in paese. Mi dispiace. Che funerale? Quello di Marco. Che ha capito? Mica è morto Marco. Ah no? No, dicevo, Marco mio se n'è andato, ma lasciato. Siamo lasciati, no? Insomma, vi siete lasciati? Sì. Beh, ma allora parla chiaro, mi è spaventato. Dopo quello che è successo in tribunale, per forza. Tutti quanti la prima pagina, la fotografia mia. C'è stato lo sputtanamento giudiziario, no? Vabbè, ma io te l'avevo detto, no? Ti sei voluto far fotografare? Ecco i risultati. Anzi, mi ha scritto pure una lettera, Marco mio, a me. Mi ha detto, ti amo sempre, ti starò sempre vicino, ma è meglio che sto lontano. E se n'è andato. Anzi, a questo proposito. Ti voglio chiedere una cosa. Ancora? Sì, è una giustificazione ecclesiastica, una dispensa, ecco. Ma tu mi hai preso per l'ufficio dispense del Vaticano? Dunque, Don Celeste, la vita umana è sacra, tutti lo sappiamo. Però... se uno riesce a fare la fine. Scusa Dario, non ho capito niente, ripeti. No, dico, se uno decide di farla finita prima del tempo, no? Ah. Nel senso che... io lo so che il suicidio è peccato mortale, per carità. Ma se uno prima si confessa, no? E dice, io mi voglio suicidare. Vengo da lei, e lei prima mi confessa, mi dà la soluzione. Perché io ho preparato tutto, eh? Io sono coscientissimo. Venga, venga a vedere. Venga. Venga, venga, non ci resta, venga. Ti vede? 42 pasticche di tramortil, potentissimo. Vale per tutti 42. Mi metto nel letto la morte silenziosa, manco me ne accorgo. Bravo, hai scelto proprio bene, perché vedi, si passa dal sonno direttamente a... si sente niente. Sì. Complimenti. Bravo. Come no? Oppure, ci vuole molto coraggio, ma io ho preparato anche questo. Io sono deciso a tutto, Don Celeste, guarda, capesto. 2 ore ci ho messo a fare i capi, due ore. Me lo metto qua, col collo che mi ritrovo io. Io ho 90 kg, una botta a carotidi. Certo, è una soluzione più drastica, ci vuole un po' più di coraggio. Ma sono sicuro che a te non mancherà. Poi un'altra cortesia, Don Celeste. Sì. Quando muoio, questo vestito da sposo, per cortesia, mettetelo nella cassa da morto. Ma non c'è bisogno, perché piangi? Tu ti vesti già da sposa. Poi ti appendi, io do il calcio sotto la sedia, tac! E caschi dentro, già vestito. Ah, sì? Sì. Io ho pensato questa cosa, che è meglio che la faccio domenica pomeriggio. Sì, domenica mattina mi vengo a confessare da lei, domenica pomeriggio mi ammazza. Bravo, anche perché sono tutti alla partita da meno nell'occhio. Sì. Don Celeste, un'altra cosa, lei che è pratico di paradiso, no? Penso. Beh, nel senso che ha studiato più di me. Ecco, voglio dire, Dio, quando uno va in paradiso, tanto perdona tutto, no? Certo. Cioè, l'unico mio dubbio, qual è? Non è che, siccome io sono gay, diciamo, mi metti in mezzo a tutti quanti gli altri gay, c'è margine, no? No, ci mancherebbe altro. Siamo tutti uguali. Siamo tutti uguali e saremo tutti uniti. E soprattutto credo non ci sarà più nemmeno il problema del sesso, almeno penso. No, perché mi è venuto in mente che anche lì, diciamo, nell'aldilà, ci poteva essere una relazione bella, pulita, con un angelo, per esempio. Ah, ho capito, tu vorresti in paradiso legarti ad un angelo? Un bel angioletto. Biondo. Alto. Con bucolotti che scendono tutti di qua. Già, bene. Certo. Questa è la soluzione. E adesso basta con queste stupidaggini. È chiaro? Basta. Non ce la siamo di morire. Voglio non ce la faccio più a cambiare senza di Marco mio. Voglio morire. Ecco. Ma allora tu gli vuoi bene a tuo Marco? Tanto, Don Celeste, è l'unico uomo della mia vita. E beh, certo che l'amore è una cosa bellissima. È la cosa più bella che ci ha dato Dio. Ma perché non gli telefoni?
Addio. Sì, via satellite. A Marco. Ah, no, 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 per carità, lui ha deciso così. Lasciamo stare così. Gli telefoniamo. No, no, che telefoniamo? Gli telefono io. Dai, no, non vieni, vieni con me. Non mi tiri. Tu dammi il numero. Non mi tiri, non mi tiri, non mi tiri per cortesia. Oh. Dammi il numero, lo chiamo io. Ma su. Che numero? Se ha deciso così, ha deciso così, basta, no? Parlo io. Oddio, ma non quello solo il numero di telefono. In questo momento di emozione mi vado a ricordare il numero del telefono. Qual è? 74711. 87-74711? 74711. 74... Ecco, fatto. Vediamo, sta suonando. Pronto? Chi parla, Marco? Oh, buongiorno, sono Don Celeste. Certo, di Brisignano, sono il parroco. No, non sono il parroco. Come non sono il parroco? No, il cuore! Niente, che sono un attimo disturbato. Senta, io le devo parlare di una persona che è qui accanto a me, che lei conosce benissimo. So che c'è un attimo di difficoltà fra voi, eh? Ma so anche che lei è un bravo ragazzo. Sì, sì, certo, adesso glielo passo. Vuol parlare? Benissimo. Mi raccomando, eh? Arrivederci, grazie. Marco! 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 Marco, Dio! Aspetta, scusa un attimo, amore, scusa. Non ce l'hai. Sì, ho capito, me ne vado, vado no, via. No, no, però ti posso dare del tu? Ma sì, diamoci del tu. Ti ringrazio. Non perdi mai un colpo, eh? Marco! Sì, Marco! No, io? Che piange? No, c'ho un raffreddore. Senti, come sono raffreddato. Marco, mi senti? Sì, dimmi. Come? Ah, pure tu mi volevi telefonare a me. Perché non l'hai fatto, maledetto, disgraziato? Sì, vieni, vieni quando vuoi. Accomodo tuo, quando vuoi, sì. Fra 3 minuti. Don Gelè! Don Gelè, l'ho cercata per tutto quanto il paese. Venga subito. Che è successo? La sua signora. Come la mia signora? Sì, Paola, l'hanno portata in clinica, deve partorire. In anticipo? Dice che vuol vedere lei, faccia presto, Don Gelè. Ma come, ha chiesto di me? Ha detto che se lei non c'è, essa non partorisce. Forza. Dio c'è. Per forza c'è. Se c'è il mare, c'è. Se c'è l'estate, c'è. Se i fiori nascono uguali sia nei giardini dei poveri che in quelli dei ricchi, Dio c'è. Se ci sono i bambini, c'è. E se ti capita di averne uno che non vuoi e poi quando ce l'hai, guai a chi te lo tocca, allora c'è. Sì che Dio c'è. Se ci sono i pescatori con la faccia marrone che quando due si baciano sulla spiaggia fanno finta di non vedere, c'è. E se la stessa cosa succede a una stazione e il capostazione aspetta un momento a fischiare la partenza del treno, allora Dio c'è, per forza c'è. Se no i treni dove vanno? Se penso, c'è. Se no come faccio a mettere le dita su dei tasti e far venire fuori la musica? E se sei geloso di uno con la moto e poi ti piace andare in bicicletta, Dio c'è, per forza c'è. No, c'è, c'è, per forza c'è. Qui per noi tira una brutta aria, Lorenzino. sì. Oggi è domenica e non c'è nessuno in giro. Figuriamoci in chiesa. Dai, papà. Vieni. Ti faccio vedere dove lavora papà, eh? Bentornato, Don Gelè. Avete visto quanta gente? C'è sta pure i comunisti. Ma non vi illudete, sapete, sono mica tutti fedeli. È solo per curiosità. E che importa, anche la curiosità serve. Non ho mai visto tanta gente in chiesa.
Noi andiamo a prepararci, dobbiamo dire messa. Dai, andiamo. Oh, ma che bel bubone! Vieni, vieni, Lorenzino, vieni, vieni, amore, vieni, amore. Ridi, ridi, ridi. Oddio, sta per piangere. Vuole la mamma sua, vieni qua. Oh, quanto è caruccio. Ha gli occhi del padre e la bocca della mamma. Dov'è? Dov'è? Dov'è la creatura? Dov'è? Fatemelo vedere, fatemelo vedere. Quanto è bello, bella creatura mia. Oh, uguale, uguale, c'ha proprio gli occhi della mamma e la bocca del padre. C'ha proprio indovinato. Senti, Paoletta, me lo faresti una cortesia? Me lo fai tenere un attimo? Ma certo, tieni. Grazie. Che felicità, madonna. Ninna oh, ninna oh, questo bambino a chi glielo do? Ah, chi me lo doveva dire a me che dovevo diventare zia a 45 anni? E da chi la doveva avere questa parentela? Da te, da un prete. Don Geleste, ti posso dire una cosa? Sì. Oggi sei più bello, sembri un fiore. A te non ti saluto. Chi, e chi se ne frega? Chi. Accomodati, Paola, vieni con me su sopra. Don Gelè, la camera degli ospiti è pronta. Ho fatto anche imbiancare le pareti. Lorenzino, ci vuoi venire in braccio a Clara? Io vado a dire messa, eh? In braccio. Tu dove dormi? Beh, io dormo qui. E per quanto tempo pensi di farmi dormire da sola? Paola, non so se ti ricordi, ma la chiesa non mi ha dato la dispensa del celibato. Sarebbe a dire? Sarebbe a dire... Sarebbe a dire che io non ti posso sposare, Paola. E siccome non possiamo sposarci, allora non potremo mai fare l'amore. Lo vedi che lo sai? Ma va al diavolo! Io il voto di castità non l'ho mica fatto! Io sì. Dai, si ricomincia da capo. Come la prima volta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Spogliati! Se no lo faccio io. Si è fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Nudo, ti voglio vedere nudo. Dacci oggi il nostro nudo, il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazioni. Ma Paola, Paola, aspetta una... No, non venire qui, stai lì un attimo, ti devo dire una cosa. Paola, ti prego, non fare, dammi retta un attimo. Ti prego. Sì? No, scusa, ascoltami solo un attimo. Che fai? Prendo tutto il peccato sulla mia anima. Mi sembra un'ottima soluzione. Siamo sulla strada giusta, vedi? Tutto bene. Quando avremo voglia di fare l'amore, tu verrai qui. Io farò finta di resisterti. Tu mi farai violenza. E così sarà colpa tua. Mattino dopo io ti confesso. È tutto a posto. Che ne pensi? Guarda che la Chiesa non avrebbe nulla da ridire. Io sarei un prete tranquillo. Quelli che non fanno scandali, non fanno processi. Avrei le mie soddisfazioni sessuali come certi miei colleghi e... Questione di mettersi d'accordo. No? I compromessi sono quelli che mandano avanti il mondo. Tu saresti contenta, vero? Sta zitto, non sono una stupida, basta così! Ci sono tanti ingegneri, muratori, idraulici, operai. No, signore, che scema! Proprio di un prete dovevo andarmi a innamorare. E io che mi sono innamorato di te, allora, sono ancora più scemo. Io me ne vado. Non verrò più a disturbarti di notte. Tu mi ami, ma il tuo amore per me è troppo piccolo rispetto a quell'altro. Quello che ti fa portare quella benedettissima tonaca.
passa il tempo. È di nuovo carnevale e io continuo a fare il prete. Mio figlio ormai ha 14 mesi e vive con Paola, che dopo tutto quello che è successo tra noi ha ripreso a fare la meccanica. Molto spesso li vado a trovare e mi sto convincendo che Lorenzino, da grande, non farà il prete. Farà il meccanico. Invece Paola farà la moglie. Ha conosciuto un certo Roberto, che mi sembra un bravo ragazzo. E in città i soliti spiritosi già dicono che sarò io ad unirli in matrimonio. Paola, se vuoi oggi Lorenzo lo tengo io. Immagino che voi due farete tardi stasera. Ma chi siete? Cosa volete? Sentite! Sono io, Don Celeste! Mi sono mascherato da Vai! Bella di zio tu, come sei bello! Ma che fai, piangi? Non hai paura, non è mica il diavolo quello, Non ho paura del diavolo, ho paura di te. Don Celeste? Sì? Questo è Marco mio. E ti vuol ringraziare di quella telefonata. No, ma non c'è bisogno. Marco, Don Celeste. Piacere, Codighelli Marco. Molto piacere. Fa vedere i muscoli a Don Celeste, dai, non vergognare. Che ti dicevo? Un bronzo ti riesce. Noi andiamo. Don Celeste? Sì. Lo sai che cosa stavamo facendo qui? Grazie, non lo voglio sapere. Ma dove vai? No, che hai capito? Stavamo a fare un picnic, no? Anzi, già che ci sei, se vuoi favorire con noi ti mangi qualche cosa, così ci sdraiamo e ci divertiamo un po'. Grazie, in quel boschetto lì proprio no. Arrivederci. Andiamo. Andiamo. C'è. Per forza c'è. Se ci sono le mele verdi, il mare, gli scoiattoli e la pioggia, c'è. E se piove uguale sia sui ricchi che sui poveri, per forza ci deve essere. Dio c'è. E come se c'è? Se no i treni dove vanno? Se no i sogni perché si fanno? Se ho imparato a farmi il caffè da solo, c'è. Se ci sono le sere con la luna, c'è. E se a Dio ci parli come a un uomo e ti esprimi male e lui ti capisce lo stesso, c'è. Se nascono i bambini che quando diventano grandi si dividono a seconda della maglia della squadra di calcio, ma poi si uniscono tutti insieme per gridare Forza Italia, allora Dio c'è. Per forza c'è. Dio, dimmi che la luce che rimbalza sulle ali dei gabbiani può arrivare anche dentro di me. Dimmi che se cade una stella non lascia il buco. Io non sono capace di piangere, ma Dio, dimmi che Dio c'è.